Vieni. Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo video vlog. Oggi 3 febbraio abbiamo approfittato di questa bellissima giornata per fare una passeggiatina all'aria aperta e per venire al parco giochi. Stiamo aspettando che asciughi un po' lo scivolo perché era un po' bagnato e poi andiamo a farlo. Tutto infangato, ho avuto una bellissima idea, veramente. Comunque, e quindi adesso facciamo un po' di scivolo, poi devo andare a fare un po' di spesa, devo andare a Conad e poi a comprare qualcosa di detersivi. Guardate che bel cielo che c'è, favoloso. Ragazzi, allora siamo arrivati a casa, sono andata a fare la spesa, ho già comprato tutto, adesso mi sto mettendo la giacchetta perché sento freddo. Aspettate, vi poggio qui, ecco, un attimino, che mi metto la giacchetta. Allora, dentro c'è più freddo di fuori, fuori si sta bene al sole. Però all'ombra ovviamente c'è sempre un po' di freschetto. Comunque ci siamo godute questo bel sole. Oggi ci voleva proprio, tra l'altro poi al parco giochi abbiamo incontrato tante altre mamme con tanti altri bimbi e quindi abbiamo scambiato anche 4 chiacchiere. E, insomma, siamo state anche un po' in compagnia. E niente, adesso abbiamo finito anche di pranzare. E aiuto, abbiamo finito di pranzare, adesso vado a lavare un po' i piatti. E oggi è il 3, e non te la mangiare amore, oggi è il 3 febbraio e oggi è il compleanno di mio papà. Visto che non posso scendere a casa da mia mamma, del nonno, è il compleanno del nonno, mio papà, capito? Visto che non possiamo scendere, non possiamo festeggiare con il colosso compleanno insieme, volevo nel pomeriggio, aspetta amore, fammi dire una cosa, nel pomeriggio volevo fare una torta insieme a Sofia, vediamo un pochino quale torta posso fare, ma è una torta molto semplice, non è particolare, perché più tardi faremo la videochiamata e magari ci mangiamo la torta in videochiamata insieme. Perché se sto più fede la torta in videochiamata a mia mamma e a mio padre, ovviamente vuole la torta anche a lei, quindi gliela preparo e poi la mangiamo insieme in videochiamata stasera. Comunque una torta molto molto semplice. E niente, qui c'è Sofi che già ha il pigiamino, perché lei non appena vuole entrare a casa vuole mettersi in libertà. Ha finito di mangiare, infatti ha un pancino grande grande, si è mangiato un piattone di pasta con il formaggino. Dai, andiamo. Andiamo? Andiamo a giocare. Andiamo a giocare, ma la mamma deve fare la cucina anche, Andiamo. Andiamo nella cameretta. E tada! Ah, guardate cosa c'ha Sofia. Sofia ha l'abito di Biancaneve, sì. Questo costume ha tantissimi anni, ma è un costume favoloso, ed era di mia sorella, mia mamma l'aveva comprato per mia sorella, qualche volta l'ho messo anche io perché mi veniva, e adesso tocca a Sofia, in realtà per Sofia è grande, però giusto per giocare un pochino a casa, va bene. Poi invece, ieri, sì, una mia amica mi chiama e mi dice: Carmen, ci sono i costumi di Masce Orso, il costume, c'è il costume di Masce Orso in un negozio qui che si chiama Tutto un Euro,
Euromania. Praticamente ci sono questi, c'erano questi costumi a un euro, cioè una cosa incredibile. Adesso ve lo faccio vedere perché veramente è fatto bene. Gli facciamo vedere il vestitino di Masha. Guarda, allora abbiamo i copriscarpa, cioè ragazza, tutto questo costume un euro, quindi copriscarpa, il cappellino che tra l'altro poi è anche in tipo in flanella, e poi abbiamo il vestitino. Ovviamente anche questo è grande perché erano misure grandi, però dico, anche se glielo conservo poi con un euro anche per giocare a casa, che lei adora travestirsi, cioè al costo di un euro ragazze, ma poi anche fatto proprio bene. Cioè, ho detto prendimelo subito, e la mia amica me l'ha portato proprio a casa. Troppo 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 carino, sì. Vero? E giochiamo allora. Giochiamo. Allora, come giochiamo? Come vuoi giocare? Non lo so, chiudiamo la bacchetta. Chiudi. No, aspetta, c'è un po' di casino. Dobbiamo sistemare. Bene, così è sistemato sicuramente, eh? Così è sicuramente sistemato. Ai ai ai, facciamo ridere un po' le ragazze, che dobbiamo fare. Però dai, brava, brava Sofia, brava Sofia che mette in ordine. Complimenti Sofia. Brava. Brava, brava, brava. Allora racconti cosa abbiamo fatto oggi. Oggi mi siedo sul letto, che sì. Sono un po' stanca. Oggi dove siamo andate? A Comet. Uh-huh. E a Lidl. No, Lidl no, siamo andate al Comet e da me? Al Lidl ci andiamo domani. Mm. Siamo andate al Comet. Sì, a Comet. E da me? Mille manie. Ok, Mille manie è un negozio di detersivi che qui chiamiamo così, però in realtà la catena di questo negozio è Pro Shop. E poi dove ti ha portato mamma? Ha fatto giochi. E che hai fatto? C'erano bimbi oppure no? Sì. Eppure non c'erano bimbi. Non ce n'erano bimbi? Sì che c'erano. E poi non c'erano. E ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tantissimo. E ci vuoi andare di nuovo? Un sacco mi sono divertita. A scuola si vado a settembre. Sì, sì. Quando mi chiamano. Certo, le ragazze si faranno quattro risate a sentirti. Ti hanno chiamato le maestre? No, a settembre. Già sei iscritta, amore. Sì, guarda. Ta-da! Che bello! Sì, questo è il mio preferito però. Saluta, ci rivediamo appena facciamo la torta. Ma vogliamo giocare con voi. Ah, con le ragazze devi giocare. Sì. Ah. E con te. E con me. Così. Allora, come giochiamo? Giochiamo con la cucina? Gli prepari la torta al nonno? Che ma fai bella, compleanno? Ma quella è finta. Vabbè, finta. Va bene, preparo. Aspetta, però... Dammi un bacino. Voglio un bacio. Però si serve un cane. Serve un cane. Passion's gone.
delle gocce di cioccolato e io abbiamo messo dei cioccolatini così che avevamo da decorazione. Sì. Abbiamo improvvisato. Ti piace questa torta? Adesso andiamo a prendere una teglia. Ma si mangia? Versiamo. Ma si mangia così? Lo vuoi assaggiare? No, grazie. È cruda. Allora, perché stiamo facendo questa torta? Perché è per il nonno. Brava, perché il nonno fa il compleanno oggi. Sì, sì, sì. Eh sì. Una torta senza uova e senza burro. Semplicemente abbiamo setacciato la farina, aggiunto lo zucchero, poi vi scrivo le dosi. Quindi abbiamo aggiunto lo zucchero, il cacao amaro. Vai, mescola un altro po'. Poi abbiamo aggiunto l'olio di semi. Io c'è scritto quello di arachidi, ma io avevo quello di girasole. Poi abbiamo aggiunto i cioccolattini all'interno, piano. E lievito. E poi cosa abbiamo aggiunto? Non mi ricordo più. Un pizzico di sale. E basta, se non sbaglio. Il latte. Vai, versiamo nella teglia adesso. Aspetta, ma tu hai spostato la musica. Ragazze, allora eccomi, la torta l'abbiamo fatta, quindi eccola qui. Una torta semplicissima, nulla di particolare. E adesso sto invece preparando per cena. E sto facendo delle fettine di pollo e poi ho preparato delle verdure al forno. Come le faccio? Allora, io faccio delle verdure tipo, in questo caso ho messo i peperoni rossi e gialli e le zucchine, la cipolla, ho condito con olio bella abbondante, sale, potete aggiungere anche del pepe e a volte aggiungo anche la patata e adesso vado a cuocere tutto in forno, tipo 200 gradi per una trentina, quarantina di minuti, dipende le verdure. E vado a cuocere tutto in forno, vengono buonissime e a noi piacciono belli cotti, quindi vado a infornare adesso questo, le fettine di pollo sono già in forno e niente, io adesso volevo appunto salutarvi, niente, un video vlog molto semplice così giornaliero, vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Tanti auguri a te! Sofia! 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 Brava Sofì! Brava! Auguri! Ora vediamo come questa torta.